Parti comuni dell'interrato con le autorimesse, si entra dall'interrato, sono una serie di locali, chiudiamo bene, siamo sempre almeno uno, abbiamo tutta una serie di locali, ti mando delle fotografie per capirli meglio, ascensore, vano scale. Abbiamo due vani scale centrali, il piano terra è tutto collegato, tutti questi spazi ad uso negozio e ufficio sono tutti collegati. Alcuni sono chiusi così, altri invece sono quelli che venivano utilizzati per, ecco qua il secondo vano scale, la seconda tromba delle scale, il secondo ingresso, questo era utilizzato come reception, eccolo qua, dopodiché ti faccio salire utilizzando questa parte, ecco vedi. Abbiamo una serie di piani, la mezzato, perché il piano terra è molto più alto rispetto agli altri piani standard di altezza normale. Qui siamo all'effettivo primo piano. Ecco, vedi che è tutto collegato fino in fondo, ti faccio vedere le finiture che sono comunque da, ecco, prendiamo questo serramento di legno, poi ti mando la fotografia del dettaglio, tapparelle, pavimenti, non so di che materiale sia, sembrerebbe piastrella di porcellana, non è un gres porcellanato, ci sono alcune infiltrazioni che si vedono, i tetti sai che abbandonati vanno sempre sistemati, qui siamo al primo piano, saliamo al secondo piano dall'altra tromba delle scale, sempre perché sono tutti collegati i piani. Qua sempre doppia porta su ogni piano, anche qua tutto collegato fino in fondo, medesima situazione, medesime finiture del primo piano. Saliamo al terzo piano, intanto diamo uno scorcio sul retro dell'edificio. Anche qua due porte, in realtà c'è una terza di qua, ecco la terza porta, qui diamo delle finiture un pochino più decenti rispetto a quelle sotto, terrazza, ecco una cosa che prima non ti ho fatto vedere sono le terrazze, queste terrazze lunghe su tutto il lato. Le abbiamo sia sul lato strada che sul retro, eh. La villa del nababbo di turno. Chiudiamo. Saliamo all'ultimo piano. Ultimo piano dove si vedono le infiltrazioni che arrivano fino a terra,
fino agli altri piani. Qui abbiamo delle bellissime terrazze esterne che mi piacerebbe farti vedere, ma mi sa che queste serrande sono... Quindi abbiamo il attico con super attico. Vediamo se riusciamo ad accedere. Vabbè, anche dietro abbiamo questa super terrazza. Non riesco a aprire, vediamo. Riusciamo a aprire di qua? No. Comunque l'ultimo piano è circondato dal solarium. Sono bloccate. Ah, ecco, forse riusciamo di qua a... Ecco, di qua. Oh. Terrazza con la centrale termica. Siamo all'ultimo piano. Siamo all'ultimo piano, guarda che belle terrazze a sud. A te.